Amiche e amici di Rossini TV, siamo a Fano per un appuntamento con Giovani in Festival, un appuntamento di due giornate che a causa del maltempo ha coperto inevitabilmente tutto il mese di giugno. Il primo appuntamento infatti è stato ai primi del mese e oggi siamo qua per la seconda serata, una seconda serata che l'ideatore Doro Catalani ha dedicato al ballo con uno spettacolo. Andremo a scoprirne di più, andremo a capire perché Doro Catalani, un artista con un curriculum poliedrico, scommette sui giovani e dedica a loro questa festa, anzi questo festival. Attesissimo, tutti lo cercano, tutti lo vogliono, noi l'abbiamo catturato appena arrivato. Doro Catalani, Doro, abbiamo deciso di darci del tu. Sì. Innanzitutto complimenti per aver messo in piedi questa cosa che già sta creando tanto fermento e tanta attenzione. E io ho dato un'occhiata al curriculum di Doro Catalani, che è un curriculum impressionante, artista veramente poliedrico, che decide con questa manifestazione, mi par di capire, di scommettere sui giovani. Sì. Abbiamo detto che è possibile fare qualcosa per i giovani perché se ne parla solo a volte. Cercare di realizzare qualcosa di concreto, ci si prova. Non è facile. All'inizio sembrava quasi un'operazione difficilissima. Dopo invece abbiamo dovuto cominciare a dire di no. Erano troppi quelli che hanno chiesto di partecipare. Quindi arte a tutto tondo, soprattutto arte anche che unisce le generazioni, perché abbiamo quelli un pochino più adulti, non diciamo affermati perché, e quelli giovani esordienti. Questo nel campo della pittura, della scultura, della fotografia, del ballo, della musica e del canto. Quella che abbiamo già messo in atto il 3 giugno era più che altro dedicato, diciamo, a un mondo più leggero, cosiddetto musica leggera, eccetera. Quella di stasera è il mondo del mondo della musica classica, quindi avremo balletti, tenori, soprani e sorprese. L'arte dà questa grande possibilità, quella di mettere sullo stesso piano, sullo stesso posto, sullo stesso palco, in questo caso, esordienti che magari hanno un'ammirazione per un loro idolo e se lo ritrovano insieme sul palco. Questa è una cosa unica, nessun ambito di lavoro come l'arte può permetterlo. È la realizzazione alle volte di un sogno. Sì, io da ragazzo avevo l'ammirazione per Paolo Tarcisio Generali, un monaco famoso qui, un pittore locale che poi si è fatto notare anche a livello nazionale, e poi ho fatto il mio percorso, ovviamente completamente diverso, ma mi aveva dato questa ispirazione. Poi ricordo che uno degli accolti di 15, non so se a Pesaro ne è giunta notizia, ma era una manifestazione che tutti gli anni si svolgeva qui a Fano dal dopoguerra in poi, e ricordo uno dei fondatori venne a casa mia in bicicletta per invitarmi. Ecco, volevo ricambiare la cortesia a dei ragazzi e dare la possibilità di esporre con qualcuno più adulto che ti può fare da tutor, ma anche da incoraggiamento, non dico proprio da modello, ma da incoraggiamento. L'hai detto, siamo alla seconda serata, era previsto che fossero contigue, esatto, invece poi il maltempo l'ha fatta diventare l'evento di giugno, perché poi alla fine l'abbiamo coperto tutto giugno, esatto, no? Sì. E il pubblico comunque della prima serata ha risposto bene e come sta andando anche a livello di prenotazioni, di richieste per questa seconda serata? Direi che va benissimo, nonostante il fatto che tante scuole di danza hanno i saggi, purtroppo, perché il 4 giugno eravamo al top, ce le avevamo tutte le scuole di danza, stasera ne abbiamo soltanto molto molto meno, ecco. Ci siamo accontentati e li facciamo ballare di più. Col maestro Sauro Nicoletti, anima musicale di questa serata, e appunto pronto, l'abbiamo preso appena sceso dal palco durante una prova di Summertime, adesso stiamo ascoltando invece un pezzo della tromba, abbiamo con lui una musicista che l'ha accompagnato, insomma musica di tutti i generi ad altissimo livello. Beh, sicuramente abbiamo cercato di fare una cosa ad alto livello, perlomeno ce l'abbiamo messa tutta e cerchiamo un po' di spaziare In tutti i generi di musica che vanno dal classico, ecco, alle colonne sonore da film, un po' di jazz, ecco, un po' di tutto, diciamo, e ho cercato perlomeno di così di far lavorare e chiamare i migliori che ci sono qui in zona, insomma, ecco, nella nostra città e nelle zone limitrofe. Alla chiamata del maestro Nicoletti comunque nessuno ha avuto il coraggio di dire di no, insomma. Forse perché sono di una certa età.
No, c'è stata veramente una risposta positiva. D'altra parte abbiamo, abbiamo intuito che insomma l'entusiasmo di Doro Catalani, la figura del maestro Nicoletti, insomma sono tutte garanzie che muovono. Sì, io i ragazzi che ho interpellato, adesso al di là degli scherzi, no, delle, sono tutti stati molto carini, molto gentili. Adesso non so se per me o per Doro o per la manifestazione, comunque nessuno ha detto di no. Subito sono stati entusiasti di fare questa cosa. Certo, i ragazzi bravi, specialmente io a Fano ne conosco tantissimi, farli provare tutti, suonare tutti non era così facile. Ne ho scelti alcuni, magari il prossimo anno, se la manifestazione si ripete, ne sceglieremo altri, insomma, ecco. Però quelli che abbiamo scelto quest'anno credo che siano dei musicisti veramente di alto livello. Allora, non si potevano chiamare tutti, non li possiamo presentare tutti, però conosciamone una. Sì, io ho fatto venire per esempio diversi ragazzi, fra cui Matilde, che è una giovane promessa del flauto, molto brava, è giovane, fortuna sua. Dovrà ancora nel tempo, no? Insomma, voglio dire, è una ragazza, ma le promesse di questa ragazza sono tante, molto brava, molto studiosa, che sarà sicuramente una grande anche in futuro, e quindi l'ho invitata con molto piacere, lei ha risposto. Matilde, prima con Doro sottolineavo il fatto che l'arte dà questa grande possibilità, quella di mettere sullo stesso palco, mettere nella stessa partitura, mettere alla pari esordienti e artisti affermati, insomma mescolare tutto in un totale di armonia. Come ci si sente a far parte di un ensemble musicale, alle volte, nel quale ci sono anche alcuni che potrebbero, anche, e potrebbero ancora essere i tuoi miti? È bello essere partecipi anche di questo festival, perché comunque la musica è una caratteristica bellissima e che è, diciamo, unione anche di generazioni diverse, di generi diversi. Quindi stare sul palco anche con comunque maestri come Sauro Nicoletti, che comunque ha avuto una grande carriera e tuttora comunque anche con l'orchestra di fiati di Fano e tanti altri artisti che sono stati invitati, mi sento onorata di potermi esibire, perché comunque, essendo giovane, sono le prime volte che mi troverò a suonare davanti a un pubblico comunque così vasto, e quindi si sente comunque bene e allo stesso tempo c'è comunque un po' di paura di sbagliare, però comunque ci sta, è così, la musica è anche questo. Siamo con Nikos Angelis, controtenore. Io conoscevo il tenore, adesso abbiamo scoperto che esiste anche un controtenore. Cos'è il controtenore? Allora, innanzitutto qualcuno che sta contro i tenori, come dice il termine, scherzo. È una voce molto rara, molto particolare, ed è quella voce che nel 2023, nel nostro tempo, fa quello che era il repertorio che un tempo era per i castrati. Quindi soprattutto musica barocca, 600-700. E questa sera che cosa proporrai al pubblico? Stasera faremo un concerto molto bello, molto interessante. Porteremo Nino Rota, What is a Youth, dal film Giulietta e Romeo. Partiremo poi con un brano tratto dall'opera Rinaldo di Handel, Sulla ruota di fortuna. E concluderemo con due dei duetti d'amore più famosi dell'opera, che sono appunto Purtimiro dall'Incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi e La Barcarolle di Offenbach. Momenti di grande cultura e anche grande coraggio per proporli al pubblico, no? Direi, perché sono pezzi che non si ascoltano normalmente. Assolutamente, ma siamo sicuri che il pubblico stasera sarà molto caloroso. Siamo con Paola Forlani. Paola Forlani è la danza a Pesaro, ma soprattutto Doro ci spiegava, tutta la danza di Fano dipende da questa scelta che Paola Forlani a un certo punto ha fatto di esportare la sua danza e portarla a Fano. Sì, è tantissimo tempo fa, nel 1969, mi chiamò il prete della parrocchia di Don Bosco. Quindi nel teatrino lì abbiamo fatto danza per diversi anni e poi dopo ci siamo allargati e abbiamo portato la danza nella bellissima struttura di fronte qua, praticamente di fronte alla Rocca Costanza, sì.
E a Fano sono stata per più di 30 anni, quindi tutte le scuole di Fano sono state mie allieve, che ora sono diventate delle bravissime maestre. La danza è fuori di dubbio che ha avuto una grande evoluzione negli ultimi anni, ha riscosso grande interesse nei media e tutto, e anche nella pratica. Tante bambine, tanti bambini si sono avvicinati. Come ci si sente non solo ad aver percorso questo lungo appunto tragitto di evoluzione, ma a esserne l'artefice? Da piccola io ho frequentato la scuola di danza e quindi per me è la vita, la danza è la vita, e in questo lungo percorso che ho fatto ho ritrovato che la danza veramente la dobbiamo fare tutti, l'uomo deve danzare. Abbiamo catturato l'assessore Tien Lucarelli che sta ritornando ai suoi numerosi impegni. Questa è una serata importante per Fano, tante cose, tante attività, però non è voluto mancare qui questa sera, a questa serata organizzata da Doro Catalani. Ma non si può mai mancare alle serate di Doro Catalani. In realtà è il quarto anno che ha deciso di mettersi in campo per portare questi attacchi d'arte in giro per la nostra città. Lo abbiamo fatto nella zona del Prelato, quest'anno qui alla Rocca Malatestiana, e lui è così, porta in scena l'arte della nostra città, molto legata ai giovani, quindi fa esprimere molti giovani della nostra città e non solo, perché in realtà arrivano artisti insomma da tutto il mondo a livello internazionale, quindi veramente degli attacchi d'arte molto importanti. Stasera ne abbiamo approfittato insomma per anche premiare Paola Furlani, colei che in un qualche modo ha gettato il seme della danza nella città di Fano, quindi è stato anche un momento veramente emozionante. Ecco, devo dire da assessore che è bello vedere la città così ricca, piena, che si esprime in tante attività, e devo dire che questa sera ne è il simbolo, perché mentre qui alla Rocca c'è questo momento di spettacolo, in giro per la città ci sono tantissime attività, ovviamente dovute anche ad altri eventi, piena la piazza, piena il Pincio, alcuni cortili della città, insomma una città viva che partecipa, ed è questo che vogliamo essere. Non vi abbiamo voluto disturbare prima dell'inizio dello spettacolo, perché abbiamo visto che c'era un po' di concentrazione, insomma c'era qualcosa da sistemare, però adesso lo spettacolo è finito, l'atmosfera si è rilassata e siamo per parlare. Lucilla Monaco sul palco come presentatrice, come lettrice, come attrice, con questo gioco anche divertente della sfida al pubblico con le canzoni, insomma dai, una serata nella quale le parole hanno fatto tanto. Abbiamo cercato di giocare con il pubblico, perché il nostro messaggio, quello proprio teatrale, prettamente teatrale, è quello di coinvolgere e coinvolgere la gente. Il teatro è veramente un rapporto vivo, immersivo con chi viene a vedere e ascoltare. Non avrebbe senso chiudersi in una stanza e raccontare storie meravigliose se il mondo non può accoglierle. L'occasione di oggi è stata veramente eccezionale, perché abbiamo coinvolto anche dei giovanissimi, e stranamente, come nelle citazioni che abbiamo letto, a teatro tutto diventa magia, si spengono le luci, non c'è mai il sole, c'è un buio, ma la luce dei fari, il silenzio del pubblico lo tocchi con mano e lo vivi a qualsiasi livello, anche in una serata particolare così variegata come questa sera. A Elisa Pavoni invece facciamo un'altra domanda. In una playlist come questa, dove si è passati dalla recitazione alla citazione, poi un po' di musica e poi la danza, non è difficile ritornare concentrati e cercare di ricatturare l'attenzione del pubblico su un linguaggio che poi è il vostro in quel momento? No, direi di no, perché l'arte ha un fil rouge che è l'esternare e appunto il tirare fuori l'anima, e quindi può essere utilizzato qualsiasi linguaggio della musica, la parola, il gesto,
il movimento, tutto è legato magicamente da queste, dalle emozioni, da quello che noi abbiamo interiormente, che riusciamo a esprimere attraverso questi linguaggi meravigliosi che l'arte possiede. Esperimenti musicali di ogni genere questa sera, lirica, jazz, insomma si è provato un po' di tutto e siamo con il pianista, uno dei pianisti, perché poi Doro non si accontenta di un musicista solo, che è stato eletto dal trio a portavoce, e allora facciamogliela portare questa voce. Certo che è strano che il trio di cantanti che elegge portavoce il pianista, vabbè, lasciamo stare. Allora, cosa ci racconti? Ma allora, la serata è andata benissimo, un'esperienza meravigliosa, questa commissione di generi, come dicevi tu, è stata eccezionale, insomma, passare dalle colonne sonore con la tromba, anche con Nikos, cantare Morricone, e poi attraversare il repertorio barocco per andare poi al repertorio del romanticismo con Offenbach. Insomma, è stato proprio un viaggio musicale a 360 gradi che ci ha fatto sperimentare, conoscere, insomma, diversi generi musicali. Penso che per il pubblico sia stata proprio una bella esperienza di arricchimento e anche di scoperta di tante sfumature diverse della musica. Io ero proprio tra il pubblico e dal pubblico ho percepito questa attenzione, questa tensione anche a cercare di non perdere il filo, perché poi in effetti in una serata con tanta varietà il rischio più grosso da parte del pubblico è perdere il filo, e da parte degli artisti è non riuscire a riconquistarlo. E da parte del palco cosa avete percepito? Beh, decisamente noi la gioia di stare lì e di fare musica, perché quando stiamo sul palcoscenico e facciamo musica stiamo bene, e poi anche un po' di amicizia, fraternità, ci vogliamo bene, quindi è stato un percorso che abbiamo fatto tutti insieme e sentivamo il pubblico anche partecipe. Una bella serata alla Rocca Malatestiana di Fano, una bella serata di musica, di parole, di danza, una bella serata d'arte, il tutto orchestrato in maniera mirabile da Doro Catalani, che abbiamo imparato a conoscere in questa sua passione, questa sua forte passione per tutto quello che ha a che fare appunto con l'arte e con l'espressività. E come sempre l'abbiamo raccontato con le telecamere di Rossini TV.